Bene, nel corso del processo contro Alexandros Panagoulis, tenente dell'esercito, accusato di aver attentato il 13 agosto alla vita del primo ministro Papadopoulos, il pubblico ministero ha chiesto per l'imputato la pena di morte. Alexandros Panagoulis, ieri, aveva detto di preferire la morte alla tirannia. Nella primavera di 3 anni fa, Alekos Panagoulis, il poeta greco che sotto il regime fascista dei colonnelli aveva conosciuto il carcere, la tortura ed era stato condannato alla fucilazione per la sua appassionata difesa della libertà, trovava la morte in un incidente automobilistico che aveva tutta l'aria di un assassinio. Oriana Fallaci aveva vissuto con Panagoulis gli ultimi 3 anni della sua vita, cioè dal 73 al 76. Altri 3 anni Oriana ha impiegato a rievocare quell'esperienza, a narrare i vari aspetti di quella che essa chiama una scelta morale. Molti lettori, quando affronteranno questo tuo ultimo libro, resteranno forse un po' sorpresi. In che senso? Erano abituati ad un'Oriana Fallaci, giornalista notissima, e qui si ritrovano una cosa abbastanza diversa, cioè non la Oriana giornalista, ma la Oriana donna, la Oriana scrittrice, che a dispetto di una sua indubbia grinta resta legata a dei valori, meglio a dei sentimenti che io chiamerei tradizionali. In poche parole, ritroveranno, credo, una Oriana romantica. Ma è curioso, io non riesco a vedere il mio rapporto con Alekos, la mia storia con Alekos da un punto di vista romantico. Ovviamente fu l'incontro tra un uomo e una donna, fu l'amore, lo è ancora da parte mia, sebbene egli sia morto, un incontro tra un uomo e una donna, un amore completo. Ma non fu un richiamo fisico a condurmi da lui e a farmelo amare fino al giorno in cui morì e a farmelo ancora amare ora che è morto. Vedi, il nostro incontro fu anche un incontro politico, un incontro intellettuale. Io amo dire che fu una scelta morale, una scelta politica. Noi ci incontrammo, o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo, perché ci incontravamo su tutto, anche politicamente. È questo che rese l'incontro e l'amore così inevitabile e così complicato, complesso e alla fine così tragico. Alekos era un tipo gaio e allegro, talmente gaio e allegro che non esitava a fare degli scherzi persino ai suoi carcerieri. Che cosa si nascondeva dietro questa allegria di Alekos? Sai, io suppongo che se fosse spagnola saprei darti questa risposta meglio di quanto cercherò. Spagna è un paese mediterraneo, anche noi siamo un paese mediterraneo e soprattutto la Grecia è un paese mediterraneo. Da noi l'allegria non è mai disgiunta dalla tristezza. Vedi, gli spagnoli ti parleranno sempre di allegria quando ti parlano di morte. Loro sono, io credo, altrettanto ossessionati dalla morte. E quando ti parlano della corrida, per esempio, dell'allegria del torero che va incontro al toro, la stessa allegria del toro. E l'allegria, vista così, è una forma di disperazione, a mio parere. È un'attesa della morte. È una consapevolezza del fatto che la grande protagonista della vita sia la morte. E questo vera in Alekos. Era
non era la gioia, non era gioia la sua, perché non era un uomo gioioso, era un uomo allegro che sapeva di dover morire molto presto. Questo è un elemento che troverai spesso nel libro, un leitmotiv del libro è una sua battuta: io non sarò mai vecchio, io non sarò mai vecchio. Oriana, la tua opposizione al fascismo, greco, non greco, è chiara, limpida. La tua opposizione alla destra, all'estrema destra. Però in questo tuo libro viene fuori anche un tuo atteggiamento, non direi molto condiscendente nei confronti della sinistra, di certi uomini politici della sinistra, di certi miti della sinistra. Che cosa ci dobbiamo vedere? Un riflesso di quelle che erano le idee di Alekos o la riconferma anche di una tua vecchia diffidenza? Non è che io me la prenda con la sinistra. Io sono di sinistra, loro non sono di sinistra. Io me la prendo con coloro che si definiscono di sinistra, con coloro che fanno uso di questa parola, che mercanteggiano con questa parola, che sfruttano certi vocaboli, il vocabolo socialismo, popolo, proletariato, masse lavoratrici, si riempiono la bocca con queste parole, le masticano come se fossero chewing gum e poi se ne servono. La storia di Alekos Panagoulis ricorda per noi italiani, soprattutto nel suo finale, il delitto Matteotti, no? Direi proprio di sì. Infatti, come sappiamo, Matteotti fu ucciso alla vigilia di alcune rivelazioni che doveva fare in Parlamento su Mussolini, e Alekos fu ucciso alla vigilia delle rivelazioni che voleva fare in Parlamento. Che contengono questi documenti? Quante volte ne abbiamo parlato su questa terrazza io e Alekos? Questi documenti contengono la dimostrazione, una dimostrazione, che membri dell'attuale governo greco, membri del rappresentanti del potere oggi in Grecia, nient'altro sono che in alcuni casi ex collaborazionisti della giunta, altri gli eredi della giunta, che la caduta della giunta avvenne, non fu spontanea, venne organizzata d'accordo con loro, e che in sostanza la giunta è ancora al potere oggi in Grecia. In questi giorni l'opposizione a quello che tu hai scritto ti è venuta forse dagli ambienti da dove meno te l'aspettavi. Parlo dell'attacco che ti ha fatto la famiglia di Alekos, sostenendo in un comunicato che tu hai travisato la figura morale e intellettuale di Alekos. Che ne pensi? Ma sai, quello che volevo dire in sostanza, io l'ho già detto ai giornali, quando ho definito questo attacco incredibile, scandaloso, ed ho espresso tutto il mio disprezzo, aggiungendo: a meno che non sia stato dettato da qualche convenienza, leggi ricatto nella parola convenienza, o da qualche paura. Circondate la casa. Tu, di là. Ma chi è a quest'ora? Vado a vedere. Polizia, aprite! 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 Che c'è? Polizia militare, perquisizione. Chi è? Vassili? Frugate dappertutto. Ma che succede? Ma che volete? Chi cercate? Dov'è Alessandro Panagoulis? Alekos. Fa il militare vicino a Salonicco. Faceva il militare vicino a Salonicco. Ha disertato. Perché saremmo qui, se no?
Lei, come ufficiale in pensione, signor Panagoulis, conosce le pene previste per i disertori e per chi li nasconde durante lo stato d'assedio, non è vero? Ma insomma, sono modi questi? Che come presidente della Confindustria e come armatore posso annunciare che il decollo dell'economia greca non è più una vana speranza, ma una meta concreta, il cui raggiungimento in tempi brevi è possibile per l'azione decisa e coraggiosa del governo. In un paese che vede la concordia di tutti i ceti sociali, l'unità delle forze produttive, delle forze armate e il contributo attivo e partecipe dei singoli, dal primo al più umile dei cittadini, il referendum per l'approvazione della nuova Costituzione, garante delle libertà civili, sarà il suggello della rinata nazione. Ed ora le più alte autorità militari dello Stato, le forze dell'economia e della finanza, vengono a rendere omaggio al primo ministro. Si notano il petroliere Pappas, appena tornato dagli Stati Uniti, dove ha conferito con Spiro Agnew, candidato alla vicepresidenza USA. Stavros Livanos, la cui flotta è aumentata di 10 nuove unità. Aristotele Onassis, le nozze di Onassis con la vedova Kennedy sono ormai date per certe. Stavros Niarchos, che ha appena concluso un importante accordo con il governo. Il capo delle forze armate, generale Angelis. L'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Hieronymus. L'armatore e banchiere Andreadis.